Una buona serata e ben ritrovati da Speciale News Web 24. Marco Cappato è stato assolto per aver aiutato DJ Fabo. E questa è la sentenza che è stata emessa nel primo pomeriggio a Milano. Era accusato di aiuto al suicidio. La sentenza recente della Corte Costituzionale al principio di sacralità sostituisce la tutela della fragilità umana. E così il procuratore aggiunto di Milano, Tiziana Siciliano, nella requisitoria aveva detto che tutti e quattro i requisiti indicati dalla consulta erano utilissimi, soprattutto nella via sulla non punibilità dell'aiuto al suicidio. La difesa di Capato aveva chiesto l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato. Occupiamoci adesso della compagnia americana Boeing perché si è dimesso con effetto immediato l'amministratore delegato Dennis Muilenberg. La compagnia di bandiera americana aveva spiegato che un cambiamento era necessario nel tentativo di ripristinare la reputazione del gruppo dopo che due suoi aerei erano precipitati in Indonesia ed in Etiopia, che avevano causato la morte di 346 persone a bordo dei due aerei decapitati. Strage di cani nelle campagne di San Giovanni Rotondo nel Foggiano a denunciare tutto è stato il sindaco della cittadina di San Pio e ha postato alcune foto denunciando un terribile atto vile e criminale avvenuto nelle campagne. Bisogna scuotere le coscienze di ognuno. Mi sono recato personalmente sul luogo di quanto è avvenuto, dice il sindaco. Certe scene non le auguro a nessuno e sono fortemente scosso. In una stagione di commissariamenti anche Foggia non se la sta passando bene, dall'Asia, Parco Nazionale del Gargano, alla Camera di Commercio. Foggia sta perdendo credibilità anche per quanto riguarda le condizioni legate alla qualità della vita. Saverio Serlinga. La stagione dei commissariamenti sembrava avviata alla sua conclusione con la ritrovata quadra sulla nomina alla presidenza dell'ASI, dove si sarebbe dovuto accomodare Giulio Colecchia, tranne ritornare alla casella zero con la mossa che ha spiazzato tutti di nominare Agostino De Paolis nuovo commissario dell'ASI, prendendo il posto di un altro commissario, il prefetto Santi Giuffrè. Così la provincia di Foggia, che continua a perdere posizioni nella classifica della qualità della vita, non riesce a alzare la testa neanche nelle nomine degli enti che hanno o dovrebbero avere particolare rilevanza per lo sviluppo territoriale e non può consolare la soluzione della nomina di un presidente al Parco del Gargano dopo una lunga stagione di vacatio al vertice dell'ente. La fiera è ancora commissariata e si aggiunge ora la incerta questione della Camera di Commercio di Foggia dopo le dimissioni improvvise di Fabio Porreca, decisione che ha spiazzato un po' tutti e che deve ancora trovare una sua spiegazione, oltre alla giustificazione dei numerosi impegni lavorativi del dimissionario Porreca. Dall'ente di Via Protano si getta acqua sul fuoco, come fa Filippo Schiavone. Credo completamente alla versione che è stata fornita. Ecco, non vedo dietrologie, non vedo scenari nascosti o complotti o problemi della Camera, indagini occulte, storie sui GAL, narrazioni che sicuramente non corrispondono a quello che invece è una scelta dettata quasi esclusivamente da motivazioni personali e aziendali. Ed eccoci alla pagina sportiva. Questa sera la dedichiamo al campionato di basket a Serie A2 nazionale. Dopo una serie di sconfitte per l'Allianz San Severo, Cestistica San Severo, è arrivato il momento del riscatto. I gialloneri di Damiano Cagnazzo, infatti, nella 14ª giornata del campionato, hanno vinto al Pallapalcone Borsellino con il punteggio di 84-76 nei confronti della Urania Milano. Sicuramente una vittoria importante e rigenerante dopo un periodo nero, come ha ammesso lo stesso tecnico giallonero Cagnazzo in conferenza stampa dopo la partita. Ascoltiamolo. Beh, di questo credo che il merito, i complimenti e i ringraziamenti vadano fatti ai giocatori. Questa sera sia Nazareno che Emidio sono scesi in campo perché hanno voluto scendere in campo, hanno voluto mettere il proprio contributo importantissimo, come hanno fatto tutti gli altri, e loro l'hanno fatto in condizioni un po' più difficili dal punto di vista fisico. Però ripeto, il ringraziamento va fatto a loro, a tutti i ragazzi, perché il loro sacrificio, la loro voglia di non mollare,
la loro voglia di andare oltre quelle che sono le difficoltà e che tutti abbiamo vissuto e che abbiamo, contro cui abbiamo combattuto tutti insieme, sono state ripagate da questa vittoria. Questo deve essere un modo per noi per ripartire verso quello che è il nostro obiettivo stagionale. Abbiamo tenuto duro, abbiamo combattuto, abbiamo attraversato un momento veramente difficile per tutti, ma tutti insieme siamo stati lì sul pezzo, tenendo duro e andando oltre le difficoltà. Nei momenti difficili la cosa più facile è dire ok, lasciamo perdere, no? E invece nessuno ha lasciato perdere, e anzi tutti hanno provato a fare uno sforzo in più, e questa sera la vittoria è il premio per gli sforzi di tutti, e per questo ringrazio tutti, lo staff, la società, i giocatori, il pubblico, tutti quanti, perché ogni pezzettino del puzzle rende il puzzle completo, e questa sera è un bellissimo puzzle. Chiaramente da domani dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare la prossima, perché abbiamo il nostro obiettivo bene in testa, il percorso è ancora molto lungo, abbiamo sofferto, ma chi riesce ad uscire dalle sofferenze combattendo di solito diventa più forte, e questo deve essere il nostro obiettivo, diventare più forti di quello che eravamo ieri. E con questo siamo arrivati al termine di questa edizione di prima serata del nostro giornale. Grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento con Speciale News Web 24, come sempre, domani mattina con Nuovo Giorno. Buon proseguimento di serata. A domani.